solo chiedendo di essere pagati gli stipendi, ma nessuno ha bloccato il mezzo per entrare. Telefonato. Qua ci sono, c'è l'ordine pubblico. Potete chiedere alla legge se abbiamo bloccato qualcosa. Non abbiamo mai bloccato un mezzo. Abbiamo ricevuto un attimo di calma, dottore. Mi scusi, se non ci aspettavamo che sia qualcuno. Stefano, chiedo scusa. Una cosa vorrei dire. Oggi siete usciti voi come direttore sanitario per venire a chiedere di far passare, chiedo scusa, per far passare in camion per i rifiuti speciali. Perché non siete usciti a dirci quant'è che ci pagate? E allora vi rispondo. Chiedo scusa. La domanda è pienamente legittima, ma è rivolta ad una persona che non ha né potere né conoscenze sotto il profilo che non sia sanitario, sotto il profilo amministrativo, gestionale, economico. Io non ho ruolo, quindi se fossi uscito qua a farvi delle promesse, a darvi delle garanzie, mi sarei assunto un ruolo che non è il mio. Io ho avuto una telefonata nella quale il titolare del camion mi dice che vuole entrare. Se ritenete di poterlo farlo entrare, senza bisogno che le forze dell'ordine intervengano, non lo farei. Dottore, mi deve consentire, noi siamo davanti a questo cancello da 2 minuti, giusto 2 minuti. La Dicos è presente, quindi può testimoniare. Quindi nessun camion è arrivato qua. Attenzione. Questa telefonata, se è una telefonata falsa, per l'amor di Dio. Una telefonata falsa, sicuramente. Allora, questa è una telefonata che mette ancora una volta i dipendenti nella situazione di dire: attenzione, non ci avete fatto fare il servizio. La Dicos è testimone, stanno i carabinieri. Nessun camion è stato bloccato. E allora siamo a posto. Io adesso farò chiamare. Chiediamo la pubblica forza, la teniamo qua, e stiamo qua davanti da 2 minuti. Noi ci siamo dimostrati persone finite e abbiamo fatto passare il camion. Però potete dirgli che noi stiamo aspettando una risposta per gli stipendi? Vergogna! 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 Vergogna!